a tutti. Benissimo. Pace Pace a tutti. Ecco, stavo dicendo che Dio ci vuole in salute. Pregava l'Apostolo Giovanni, salutando il fratello Gaio, dice: prego che tu possa prosperare e godere di buona salute come prospera la tua anima. Eh? Ricordate la massima mente sana, il corpo sano di Giovenale. Ecco, questo è l'ideale, che possiamo tutti godere di buona salute e stare bene. E questa mattina ho intitolato, non so se abbiate avuto modo di vedere, questo messaggio che il Signore mi ha dato e che è un insegnamento che il Signore ha dato a me all'inizio del mio cammino di fede e quindi penso che possa servire anche per tutti noi. Perché il Signore vuole che noi avanziamo, noi cresciamo, noi maturiamo e noi raggiungiamo, come dice la Scrittura, la perfetta statura di Cristo. E quindi questa mattina ho intitolato questo messaggio. Ecco, il titolo è un po' enigmatico, ma poi ve lo spiego. Cristiani bonsai o querce di giustizia? Punto interrogativo. Ecco, non so se sapete cosa sia un bonsai. Sai cos'è un bonsai? Io non lo sapevo. Ecco, un giorno, ecco, ripeto il titolo. Cristiani bonsai o querce di giustizia? Poi leggeremo la parola e ci metteremo in piedi dopo. Cosa vuol dire questo? Un giorno, era l'inizio del mio cammino di fede, e stavo pregando. A un certo punto, mentre pregavo, non so se vi capiti, ma penso che capiti un po' a tutti, mentre noi parliamo a Dio, a un certo punto il Signore ti interrompe e dice: adesso parlo io, quindi ti dico qualcosa. E mi mise in mente l'immagine di un bonsai, così all'improvviso, mentre stavo pregando. E il Signore mi diceva: sai che cos'è un bonsai? E dissi: no, Signore, veramente non ho idea. Io in botanica, erboristeria, non sono bravo come Nicolò, che è un esperto, non so niente proprio. Per me sono tutti uguali, le piante, i fiori, niente. Sono veramente molto ignorante, non solo di quello, ma anche di quello. E io dissi: Signore, non so che cos'è un bonsai, però sono carini, sapete, quelle pianticelle piccoline che le mettete nel vasetto, fate qualche regalino, sono piccole, sono praticamente piante miniatura, possono essere degli alberi. Mi ricordo che quando ero all'elementare un'amica di scuola portò un giorno un albero di mandarino bonsai e aveva proprio i frutti bonsai del mandarino, piccolini piccolini così. Li mangiavamo, in effetti erano, non si sentiva niente. Era un albero in miniatura. Allora, mi disse: Signore, non so che cos'è un bonsai. E il Signore mi disse, cioè io pensai, ma sarà una particolare tipologia di pianta, sarà un genere particolare, una specie particolare di pianta, di albero. Il Signore mi disse: no, non è così, non è una pianta particolare, non è un genere di pianta particolare, ma è un albero, una pianta normalissimo, normalissima, e la differenza sta nel come viene coltivata. Viene coltivata in modo che resti piccola così. Vale a dire, poi ho fatto delle ricerche perché non mi fido, a volte penso che sia la mia fantasia, però ve lo dico davvero davanti al Signore, è successo veramente così, una trentina di anni fa che il Signore mi ha parlato su questo. E poi ho ricercato nell'enciclopedia, allora non c'era Google, c'era l'enciclopedia, andai a vedere bonsai. E poi ho scoperto, allora si fa il vasetto piccolino, si tagliano le foglie, le radici, i rami in un certo modo affinché resti proprio piccolo e non cresca. E il Signore allora mi ha parlato. E mi ha detto: come mai secondo te, se tutti quanti, io sono lo stesso Dio per tutti, abbiamo tutti un Gesù diverso, è lo stesso Gesù che ci ha salvati. È lo stesso, è vero, il mio Gesù è il vostro Gesù, abbiamo uno Spirito Santo diverso, è lo stesso Spirito Santo, è lo stesso. Abbiamo una Bibbia diversa, o tutti abbiamo la stessa Bibbia? Amen. E come mai, il Signore mi disse, secondo te, alcuni cristiani diventano degli alberi grandi? Diventano dei giganti spirituali, come le querce, dopo leggeremo, e alcuni invece rimangono delle querce in miniatura, rimangono piccoli, piccoli così. E il Signore mi parlò e mi disse: tutto sta nel modo in cui tu coltivi te stesso. Non è Dio, non è la parola di Dio, non è lo Spirito Santo, che sono uguali per tutti, ma la differenza è come noi coltiviamo la nostra vita spirituale. Ci avete mai pensato? Se non ci avete mai pensato, ci pensate oggi. Perché leggeremo un passo adesso che parla proprio di questo. Come mai alcuni fanno la storia? Io quando ero piccolo, ancora oggi, mi piace leggere le vite degli uomini e delle donne di Dio che hanno fatto delle imprese meravigliose per il Signore. Veramente ancora ne parliamo oggi, li additiamo a modelli.
Invece, e purtroppo la maggioranza, come cristiani rimaniamo anonimi, rimaniamo sempre pieni di problemi, pieni... Ecco, io dico, rimaniamo dei nani spirituali. A me non piace essere un nano spirituale, cioè non vorrei essere in miniatura, piccolino così, che nessuno... Cioè, Dio neanche se ne accorge, no, se ne accorge di tutti, naturalmente, il Signore. Ma voglio dire che non fa la differenza dove vive, nel mondo, non influenza nessuno. A me ricorda questo... Se il sale perde il suo sapore, disse Gesù, a che cosa serve? Ah, se no, essere buttato ed essere calpestato dagli uomini. Ricordate questa cosa che Gesù disse? Ecco, dove sta il segreto? Ci sono, nella spiritualità cristiana, poi leggeremo da Isaia 61, ci sono vari metodi, per così dire, per coltivare noi stessi. Sono le cosiddette discipline spirituali. Per esempio, il fatto di venire in chiesa, fratelli e sorelle, è un metodo che noi utilizziamo per coltivare noi stessi, la comunione fraterna, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, l'adorazione, il digiuno, la veglia. Sono tutti metodi per coltivare noi stessi. Guardate che tutti gli uomini e le donne di Dio erano tutti uomini di preghiera, tutti uomini e donne di comunione fraterna, di testimonianza, di meditazione della parola di Dio. Questa mattina io vi voglio parlare di un metodo che il Signore mi ha indicato, che è fondamentale, perché sia nel naturale ma anche nello spirituale la nostra vita cristiana potrebbe essere coltivata, potata nel modo sbagliato, che ci fa restare piccoli, rachitici, insignificanti, bonsai, non spirituali. Bene, ecco, invece voglio leggere qualcosa, adesso ci mettiamo magari un attimo in piedi, in Isaia, capitolo 61. Poi, se è possibile, posso avere un po' di ritorno qua, perché se è possibile. Leggiamo da Isaia 61, dove c'è una famosa profezia del profeta Isaia, siamo 8 secoli prima di Cristo. Gesù riprenderà esattamente questa profezia nel giorno in cui inaugurò pubblicamente il suo ministero nella sinagoga di Nazareth. Grazie. Ed è scritto in Isaia: lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per mettere e dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore, per mostrare la sua gloria. Amen. Vogliamo un attimo pregare lo Spirito di Dio che è su di noi, sul corpo di Cristo, che è su Gesù, e scende questa mattina su di noi come olio che scende dalla testa di Aronio fino ai lembi del mantello. Oh Spirito di Dio, ti preghiamo questa mattina di ungerci con la tua presenza, affinché questa parola sia efficace per noi, possiamo essere trasformati, possiamo diventare quelle querce di giustizia che tu hai deciso, quei giganti spirituali che ti onorano, Signore, e danno frutto abbondante che sazia la tua anima, Signore, perché vogliamo glorificare te con la nostra vita. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. 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 Ci possiamo accomodare? Come vedete qua, il Signore dice che lo scopo per cui annuncia il Vangelo, tutti quanti abbiamo ricevuto l'annuncio del Vangelo, della buona notizia, è alla fine farci diventare delle querce di giustizia. Ecco, come vedete, la quercia è un albero che parla di grandezza, che parla di magnificenza, di maestosità. C'è persino il simbolo della quercia nella nostra immagine, nella nostra Repubblica italiana, per dire che la quercia rappresenta anche la rettitudine, rappresenta la levatura morale, cioè qualcosa che si nota per la differenza che fa nella società, questo vuol dire, no? Quindi una quercia non può stare nascosta. Quanti di voi hanno mai visto una quercia? Avete mai visto delle querce centenarie, grandi? Le vedete da lontano, eh? Quando
Il bonsai è un po' più difficile da vedere. Il bonsai ci deve andare vicino, magari non lo noti, poi se li mettete vicino vedete la differenza. Ma voglio farvi vedere perché c'è un itinerario qui che il Signore, ecco, citando poi la stessa cosa in Luca 4, versetto 16-21, magari poi lo leggete a casa, disse: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite, e Gesù farà esattamente questo. Da quel momento in poi lo Spirito era unto di Spirito Santo, e con la potenza dello Spirito Santo guariva, liberava, riconciliava col Padre, e ha messo in pratica tutto questo: fasciava i cuori rotti, liberava dalle prigioni spirituali. Ecco, per arrivare a essere delle querce di giustizia, vedete che c'è scritto affinché, si deve verificare tutto quello che c'è prima. La buona notizia che arriva nella nostra vita è il Vangelo. Questa buona notizia in che cosa consiste? Cuori fasciati, cuori feriti che vengono fasciati. C'è qualche cuore qui, per esempio, in mezzo a noi che sia mai stato ferito nella vita da qualcosa? Io? Il mio cuore è stato ferito qualche volta. E poi non basta mai, da quando veniamo concepiti finché arriveremo, diciamo, all'ultimo nostro giorno, di ferite ne riceveremo tante e ne daremo anche tante. Eh? Avete mai notato? A volte altri feriscono noi e noi feriamo altri. Si parla di libertà, di chi è schiavo, di apertura di carcere per i prigionieri. Qualcuno di noi è stato mai afflitto, qualche volta non aveva voglia di cantare, no? Sentite qua, olio di gioia, mantello di lode invece di uno spirito abbattuto. Qualche volta, devo dire la verità, siamo stati abbattuti. Io ho vissuto un periodo della mia vita in cui ero proprio depresso, quindi ero proprio, non ridevo mai, ero proprio giù, totalmente giù. Quando è arrivato il Signore nella mia vita, è arrivata la gioia nella mia vita. Lui ha consolato il mio cuore e ha cominciato a fare un'opera. Ancora continua quest'opera, infatti non lo vedete il cartello, ma c'è scritto lavori in corso. Non lo vedete, ma sulla vita di ciascuno c'è scritto lavori in corso. Finché vivremo, lo Spirito di Dio continuerà a fasciare, continuerà a guarire, continuerà a liberarci. Qualche volta anche ci andiamo a mettere noi stessi nei carceri e poi buttiamo anche la chiave, no? Arriva il Signore e ti libero da questo carcere. Amen. Ecco, per arrivare a essere querce di giustizia, c'è un segreto nella vita spirituale che adesso voglio, di cui voglio parlarvi, perché tutto questo discorso, fratelli e sorelle, ci sono tante cose che potremmo dire, ma io ho scoperto che c'è un segreto nella nostra vita spirituale. Quando, per arrivare a tutto questo, quando noi riceviamo il Vangelo, riceviamo il perdono dei nostri peccati, amen? E la conseguenza è la guarigione del nostro cuore, la conseguenza è la liberazione dai nostri vizi e dalle carceri spirituali. Nel mio caso si trattava di un'oppressione diabolica, già lo sapete, l'ho detto varie volte, che si manifestava con una brutta depressione di 4 anni. La questione mi liberò istantaneamente, e sono 30 anni e non è mai più tornata. Riceviamo il perdono, la riconciliazione, la gioia viene nella nostra vita. Amen. Ma Gesù ha insegnato qualcosa per poter beneficiare di questo Vangelo, di questi privilegi del perdono di Dio, con tutto quello che il perdono di Dio comporta. Gesù ha insegnato molto chiaramente che per continuare a vivere così e a godere di questi privilegi meravigliosi ci sono delle leggi spirituali stabilite da Dio. E questa mattina, quindi, arrivo adesso al nocciolo, c'è una verità, e c'è una realtà di cui spesso come credenti non teniamo conto. E io vi dico che questo è il motivo principale per cui molte vite di cristiani sono bloccate, rimangono allo stadio di bebè spirituali, infantili, pieni di capricci, di problemi, di dubbi, di perplessità, e non splendono mai come il sole, non arrivano mai a essere quegli alberi meravigliosi di querce. Non arrivano a essere dei giganti spirituali, ma restano nani e bonsai. Luca 6, 37 dice: perdonate e vi sarà perdonato. Vale a dire, Gesù ha legato, e leggeremo in diversi passi, il perdono di cui noi beneficiamo da parte di Dio e di cui continuiamo a beneficiare durante la nostra vita spirituale, e quindi con tutto ciò che questo comporta: l'armonia con Dio, la guarigione,
la liberazione, la libertà in Cristo, è legato al perdono che Dio chiede a noi di dare. Come Lui perdona noi, ci ha perdonati 2000 anni fa in Cristo, e applica ogni volta anche che pecchiamo il perdono. Come dice la lettera di Giovanni, abbiamo un sommo sacerdote che è il propiziatore celeste. No, cosa grida Gesù? Padre, perdona. Il sangue di Abele, dice la lettera agli Ebrei, grida vendetta dalla terra, ma il sangue di Cristo da propiziatore ancora dice quell'unica cosa che gridò dalla croce: Padre, perdona loro. Sapete che in Cristo Gesù noi abbiamo remissione dei peccati, nelle sue piaghe siamo guariti, siamo riconciliati, abbiamo il perdono. Ma Gesù ha insegnato questo, ad esempio, ha insegnato anche a pregare in un certo modo. Conoscete tutti la preghiera che ha insegnato nel Sermone sul Monte, la preghiera dei discepoli, la preghiera dei figli. E a un certo punto il Signore Gesù ha detto, e poi se non l'avessero capito bene, ha rincarato la dose dopo. Matteo 6, 2 dice: Padre nostro, conoscete tutti la preghiera, che per noi è un modello di preghiera, vale a dire che ogni giorno che ci mettiamo davanti a Dio dobbiamo glorificare Dio, dobbiamo chiedere che venga il suo regno, dobbiamo desiderare che il suo nome sia santificato, dobbiamo chiedergli il pane e dobbiamo anche chiedergli perdono. Chi dice che è senza peccato, dice Giovanni, ai credenti, è un bugiardo, dice. Quindi io ogni giorno chiedo perdono a Dio. C'è scritto: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, oppure, come si dovrebbe tradurre, li rimettiamo. E utilizza qui Matteo un verbo che indica la regolarità dell'azione, cioè come si potrebbe tradurre, come noi normalmente, regolarmente, rimettiamo i debiti agli altri. Avete mai avuto qualche debito? Qualcuno si è mai indebitato con voi? Lo voglio sapere, eh? O avete contratto qualche debito, vedo qualche mano che fa così. Ecco, le banche, eccetera, a volte anche tra fratelli. Ma quando si parla di soldi, si parla di debiti spirituali con Dio, perché ogni volta che Dio viene offeso, ogni volta che noi pecchiamo, offendiamo Dio, c'è un risarcimento da pagare. Lui l'ha pagato sulla croce, ma noi, Gesù stesso che l'ha pagato, ci ha insegnato che dobbiamo chiedere a Dio di rimettercelo. Sapete cosa succede? Che ogni volta che noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, dice Giovanni, da perdonarci i nostri peccati e da purificarci da ogni iniquità, perché viene applicato il sangue di Cristo, per cui ha già pagato Gesù 2000 anni fa per tutti i nostri peccati. Però dobbiamo chiedere perdono a Dio. Su questo siamo tutti convinti, è vero? Amen? Siete convinti? Amen. Amen. Bene. Il problema è il come. Gesù ci ha incastrati lì, sta dicendo: perdona me i miei debiti, rimetti i miei debiti esattamente come io regolarmente condono i debiti agli altri. Cioè, Signore, io voglio essere come te, che sei un perdonatore lento all'ira, grande in benignità, che non tiene conto dei debiti, e voglio essere così. Se per caso tu avessi in mente di non voler rimettere i debiti, allora la preghiera sarebbe così: Signore, non perdonare i miei peccati, esattamente come io non li perdono a quelli che peccano contro di me. Signore, non rimettere i miei debiti a me, perché tanto a me io non ho nessuna intenzione di rimettere a quelli che mi offendono, a quelli che mi maltrattano, a quelli che sparlano male di me. Sì, sono tutti debiti, e devo far pagare, no? Avete mai sentito? Ah, quello ha parlato male di me quel giorno, mi ha messo in ridicolo davanti a tutti, ha detto il falso, mi ha infangato, un giorno gliela devo far pagare. Avete sentito i cristiani che dicono: sì, l'ho perdonato. Io perdono, ma non dimentico. Non dimentico, ecco, benissimo. Non so perché, no, non è una cosa femminile, questo anche gli uomini, perché c'era una voce di donna, ma anche gli uomini molti dicono: io perdono, ma non dimentico. Meglio che non lo incontro per strada. È vero, perché se lo incontro per strada può andare a finire male, è vero? Ma vabbè, è così, ragazzi, no, fratelli e sorelle, io penso sempre di stare a scuola, fratelli e sorelle. Ecco, stiamo dicendo a Dio: Signore, mandami pure all'inferno, non mi importa nulla, tanto io non rimetterò i peccati. Non mi rimettere i peccati, Signore, mandami all'inferno, perché tanto io non perdonerò a nessuno. Stiamo dicendo quello, se Gesù ci ha incastrati proprio, è meglio non pregare e chiedere questo a Dio. Ma secondo voi è una buona soluzione questa? No, perché noi dobbiamo pregare, non possiamo fare a meno di usare le parole che il nostro Signore Gesù ci ha insegnato.
Ed è fondamentale. Leggiamo insieme adesso, per capire i principi spirituali, Matteo 18. Questo voglio che prendiate, per favore, se volete, naturalmente, liberamente costretti. Perché l'insegnamento di Gesù sul perdono è meraviglioso. Dio è un perdonatore, a me piace dire incallito. Cioè, Dio ama perdonare e nella sua natura è il padre della parabola del figlio prodigo. Ma ricordate che c'era un altro fratello che diceva: quello là non lo voglio proprio perdonare, anzi disse a Dio: tu sbagli, non voglio neanche entrare in casa, quello deve morire, tu fai tutta la festa per questo fratello tuo figlio, dice. Ecco, leggiamo cosa dice Gesù sulla, non so quanti vogliono continuare a essere cristiani dopo questi insegnamenti. Si svuota la chiesa. A me è bellissimo per essere. Io ho scoperto che nel perdono c'è la pace, c'è la gioia. Io posso godere di tutti i benefici della croce di Cristo mediante quando io perdono agli altri pienamente. Il forziere celeste dei meriti di Cristo viene riversato su di me come una valanga e tutti i benefici della croce. Oh, sentite cosa ha detto Gesù. Se tuo fratello ha peccato contro di te, se... Ecco qua, capita. 18 Scusate, allora Matteo 18, versetto 15. Se tuo fratello, anche tua sorella, mettiamo qua, può capitare, ha peccato contro di te, vai e convincilo, fratello, solo, cioè rimproverlo, vuol dire questa parola. Se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E possono essere problemi che succedono anche nelle migliori chiese. Se rifiuta di ascoltarlo, di ascoltarti, dillo alla chiesa. Se rifiuta di ascoltare anche la chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate in cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte in cielo. E poi al versetto 21 Pietro si avvicina. Ecco, Pietro dice: ma io non ho capito bene questo discorso, signore, puoi spiegarti un po' me? Forse ho capito male, forse Pietro aveva qualche problema col perdono, forse era molto simile, non so, a me forse sicuramente aveva qualche problema. Qualcuno di voi, non voglio sapere, ha mai avuto qualche problema col perdono? Penso di sì. Dai, siamo onesti, siamo onesti. Non è naturale perdonare, non è umano, è una cosa disumana che il Signore ci chiede. Allora il Signore, siccome Pietro non aveva capito, al versetto 21, ecco, leggiamo. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Una, due, tre. Per gli ebrei tre era il massimo, tre, poi quarta, basta. Ecco, vuol dire che sei proprio duro e allora devi pagare. Allora Pietro, che è molto più generoso, poi parla con Dio, con Gesù, quindi a volte anche noi con Dio facciamo finta, noi diciamo: Signore, io lo sai, io sono buono, io fino a 7 volte, ecco, che vuol dire tante, deve essere molto generoso e magnanimo. Pensava che quella cosa fosse il massimo che un essere umano potesse fare. E Gesù lo scecca e gli dice: Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Voi immaginate in una giornata quanta gente, forse voi non avete nessun nemico, ma magari siete andati, che ne so, al macellaio, facciamo un esempio, e non vi ha assaltato, oppure non vi ha dato secondo voi quello che avevate chiesto, e vi sentite offeso. Signore, perdonalo, Signore. Uno, immaginate, poi uscite, incontrate una persona che non volevate vedere per strada, la devi salutare, perdona. Fate il conto, 70 per 7, ecco, io ho fatto l'equazione PP uguale 70 per 7, che vuol dire perdono permanente, P, punto P, uguale perdono 7, 70 per 7. Oppure potete fare il contare, 70 per 7 vuol dire perdono permanente, cioè noi dobbiamo sempre perdonare. Questo Gesù richiama un linguaggio qui, vi ricordate? Quando Dio punì Caino e disse: chi toccherà Caino sarà punito 7 volte. E Lamech disse: e chi toccherà Lamech sarà punito 77 volte. E il Signore arriva e tu invece dovrai perdonare 70 volte 7. Quindi è una matematica del cielo questa, che vuol dire semplicemente: non qualche volta, Pietro, sempre. Quante volte ci perdona Dio? Sempre. Se Dio dovesse mandare all'inferno ogni volta, dovesse punire ogni volta che pecchiamo ognuno di noi,
non ci sarebbe l'umanità già da millenni, ecco, no? Vi ricordate? Facciamo scendere il fuoco dal cielo, Gesù disse, ah, non sapete da che spirito siete animati, spirito totalmente carnale. Allora Gesù, per far capire questa cosa, disse, raccontò al versetto 23 di Matteo 18 questa bella storia, che io mi limito a leggere adesso, e poi a fare una piccola applicazione. Perciò, disse, il regno dei cieli, che è un'espressione di Gesù che vuol dire la vita cristiana, è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Regno dei cieli vuol dire anche la vita cristiana spirituale davvero. Se vuoi essere spirituale, Pietro, ascolta bene. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Adesso la mia intenzione non è quella di semplicemente leggere, ma di scioccarvi un po', perché gli ebrei capivano immediatamente cosa volesse dire un talento. Qua sono 10.000, ho fatto i calcoli. Un talento non era, io non lo sapevo cosa fosse, pensavo, boh, una monetina. Sapete che è una cosa enorme di 34,200 grammi, cioè di 34 kg e 200 grammi? È enorme un talento, e poteva essere d'oro o d'argento. Poi vi faccio i calcoli, che ho fatto io. E il Signore parla di 10.000 talenti, che era il debito di un servo verso il suo Signore. Vale a dire, se facessimo un po' i conti, vabbè, finiamo la parabola e poi vi faccio i conti. Ecco. E poi quello non aveva i mezzi per pagare. No, ve li faccio adesso, così ci capiamo bene. Allora, quanto era il debito che questo signore aveva? Se voi pensate che un talento sono 34 kg d'oro, pensate in grammi. 34.000 grammi e 200 anche, 34.200, moltiplicate 34.200 grammi per 10.000, avete la bella cifra di 342 milioni di grammi d'oro, che dovete moltiplicare, adesso l'ho fatto ieri questo calcolo, con la valutazione dell'oro. Ieri l'oro stava a 59,14 euro, non sappiamo quale fosse la valutazione ai tempi di Gesù, facciamo, applichiamo oggi alla vita di oggi. Allora, 59, quasi 60 euro per 342 milioni fa la bella cifra di 20 miliardi e 200 e rotto milioni. Vale a dire, era un bel debituccio, 20 miliardi di euro, secondo voi? Ecco, ho fatto un calcolo, supponendo che questo servo guadagnasse sui 20.000 euro l'anno, praticamente aveva la bellezza di più di 1 milione di anni per poter risarcire il debito con il suo signore. Vale a dire, se pensando a una vita lavorativa più o meno di 40 anni di lavoro normale, ho fatto questo calcolo, gli servivano minimo 25.000 vite per pagare il debito. 25.000 vite! Cosa ne parli? Cosa ci parla questo debito così enorme? Molto, è il debito che ognuno di noi ha con Dio. Per questo la Bibbia ti dice che la salvezza è per grazia. E non è per opere, per quanto tu possa lavorare, per quanto tu ti impegni e fai bravo con Dio, il tuo peccato davanti a Dio è talmente grande che non ti basterebbero 25.000 vite. Anzi, vi dico di più, se non viene applicato il pagamento fatto da Gesù alla croce, lo pagheremo per l'eternità. Per questo c'è l'eternità all'inferno, fratelli e sorelle, l'ira di Dio per pagare i debiti. Terribile questo. Era un debito umanamente impossibile, così come il mio debito che ho contratto con Dio col mio peccato è questo. Cosa succede nella storia raccontata da Gesù? E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo Signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Quindi con Dio non si scappa, il debito deve essere pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, l'abbiamo fatto anche noi quando abbiamo incontrato Gesù, abbiamo sentito la bella notizia del Vangelo, c'è il pagamento di tutti i tuoi debiti alla croce se solo tu vai a Gesù e fai di Gesù il tuo Signore e il tuo Salvatore. È vero? Si buttò a terra, si prostrò davanti al Signore dicendo, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Il Signore sapeva che non era possibile. Il Signore di quel servo, sentite qui, mossa compassione. Oh, questa è la stessa compassione che noi abbiamo ricevuto in Cristo. Dio ha avuto compassione di me, di te. Per questo ci ha rivelato Cristo, perché sapeva che era impossibile risarcire se stesso con i nostri miseri mezzi. Lo lasciò andare, gli condonò il debito.
ma questa è la grazia di Dio. Siamo salvati per grazia e dobbiamo essere sempre nella grazia. Ma quel servo, adesso succede qualche altra cosa, quel servo invece è uscito, trova uno dei suoi conservi, uno che era sotto di lui, che gli doveva 100 denari, cioè non era sotto di lui, era, faceva il mestiere come il suo, ma a sua volta aveva contratto un debito. Allora sentite a quanto ammontava il debito dell'altro suo compagno di lavoro. Gli doveva 100 denari. Qua il calcolo è molto più facile da fare. Ecco, lui doveva 20 miliardi di euro, diciamo, al suo signore, mentre l'altro amico suo che lavorava con lui aveva fatto un piccolo prestito, un debituccio di 100 denari. Qua è facile. Un denaro era la paga quotidiana di un operaio, era la paga media, quello che un operaio guadagna in una giornata. Facendo un po' i calcoli, 100 denari erano più o meno 4 mesi di lavoro. Mettendo anche che voi guadagnate bene, diciamo 2.000 euro al mese, erano 8.000 euro più o meno, possiamo immaginare. Abbondiamo un po', 10.000. Ma rispetto a 20 miliardi, ecco, magari se la cavava con un po' di tempo in meno per restituire questi 8.000 euro, è vero? Però cosa fa quel servo? Ma quel servo uscito trovò questi conservi che gli doveva 100 denari e sentite la reazione. Mentre il suo signore aveva usato compassione, misericordia e pazienza, c'è scritto, afferratolo, lo strangolava dicendo paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. Era spietato. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Adesso attenti bene, perché adesso cambia l'atteggiamento di questo signore pieno di misericordia e magnanimo. E attenti, perché questa è l'immagine di Dio che Gesù ci ha rivelato. Attenti a quelli che vi dicono che Dio è solo amore, è solo misericordia. Dio nel suo amore, nella sua misericordia, è anche giusto. E dice, allora il suo signore lo chiamò e gli disse, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, 20 miliardi, perché tu me ne supplicasti e non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore adirato, c'è scritto, lo diede in mano agli aguzzini. Che brutta immagine, i torturatori, quelli che torturavano le persone, fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. 25.000 anni sotto i torturatori, a essere torturato. Questo dice Gesù, cioè non mi sto inventando niente. Per chi non avesse capito il senso della parabola, Gesù la spiega proprio chiara, chiara, chiara. E dice, così vi farà. Voi che ascoltate, quindi apriamo bene le orecchie, anche io apro bene le orecchie, così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Quindi non basta perdonare, proprio con tutto il cuore, perché altrimenti, statene pur certi, il trattamento riservato a questo servo malvagio sarà esattamente il trattamento che Dio riserverà a ognuno di noi se non perdona di cuore al proprio fratello, fuori dalla metafora. Si tratta di perdono qui. Come siamo stati perdonati, così dobbiamo anche perdonare. Luca 6,27, questo lo potete solo ascoltare. Sentite cosa ha detto Gesù. Ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicano, pregate per quelli che vi oltraggiano, perché se amate solo quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano, e se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. Cioè, vale a dire, Gesù dice, non c'è proprio nessuna differenza tra te che sei un mio discepolo, un cristiano, e quelli del mondo. È facile, ami chi ti ama e odi chi ti odia. Mors tua vita mea, tu dai un pugno a me, io ti do 10 pugni e ti uccido. Voglio dire, il mondo va così da milioni di anni e
non cambia nulla. Anche i peccatori prestano i peccatori per riceverne altrettanto, ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio, dice Gesù, sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. E qua Gesù sta dicendo due cose: tutti i benefici dei figli, perché tu sei davvero uguale al tuo Padre Celeste, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi, tra cui anche Antonio. Ognuno di noi può dire: io sono un ingrato e un malvagio, Signore. Grazie che sei buono. Siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che ne c'è. E solo allora possiamo pregare: Signore, rimetti a me i miei debiti anche oggi. Ho sbagliato, l'abbiamo cantato prima. Troppo spesso ti rinnego e vengo meno, ma sono certo che il tuo sangue mi lava. Padre, perdonami, così come io perdono regolarmente tutti quelli che mi offendono. Ecco, adesso voglio dire, tutto questo discorso potrebbe portarci adesso a dire: ma come faccio, Signore? Sono in un bel guaio, no? Che ogni volta che io incontro qualcuno, e magari lo incontriamo oggi, appena usciamo di qua, anche dopo, appena finiamo, anche, boh, non lo so, e magari poi ci vengono in mente delle cose che ci sono successe nella vita, ma voi immaginate, cominciamo a ricevere ferite e oltraggi fin da quando siamo concepiti nella pancia della mamma e finché saremo sul letto di morte, magari qualcuno ci insulterà pure lì. Ecco, io mi sono chiesto nella mia vita, perché ho detto: Signore, guarda, io non ce la faccio. Una volta mi è capitato, proprio un fatto di soldi, terribile, mi dovevano dei soldi perché li avevo guadagnati. Questo lo racconto sempre perché è la mia esperienza personale. Io, diciamo, di temperamento, sono una persona che non porta mai rancore e, come dire, non fa parte del mio carattere. Però quella volta quella persona mi aveva fatto proprio arrabbiare, perché io avevo lavorato, ero il mio datore di lavoro e non mi voleva dare i soldi che mi servivano. Dovevo fare un trasloco e mi mancavano i soldi. Allora ho detto: li chiedo, me li deve dare fra un mese, magari me li anticipa, tanto già li ho guadagnati. C'è stato perso, eh? Non me li voleva dare e non me li ha dati subito. Io mi sono proprio arrabbiato, ho cominciato ad aggredirlo verbalmente per telefono. Voi immaginate me che comincia non a insultare, ma a essere un po' a gridare, a dire delle cose: mi devi dare soldi, mi devi dare soldi. Però ho cominciato anche a stare male dentro di me. Ho detto: Signore, poi pregando, e il Signore ha detto: leggi in Matteo 18, e il Signore mi ha fatto leggere questa parabola. Sapete che è venuto un ravvedimento nel mio cuore? Ho detto: mamma mia, è la stessa situazione. E il Signore ha detto: ma io, ma sai quanto è il tuo debito? Vogliamo fare i conti sul tuo debito? Questo ti deve 2.000-3.000 euro, 4.000, non mi ricordo quanto fossero. E dice: perché non decidi invece di amarlo, lo ritelefoni e gli dici quanto gli vuoi bene, gli chiedi scusa? E io ho detto: ma non lo sento, Signore. Cioè, non è un mentirei, sarei falso, eccetera. E per tanto tempo nella mia vita ho pensato: Signore, ma tu hai parlato di cuori da guarire, fasciare i cuori rotti, sanare le ferite, ma io devo aspettare che i miei sentimenti diventino buoni, che non provi più odio, rancore, risentimento verso questa persona per poterla perdonare? Il Signore ha detto: no. Quando lo farai, tutto il resto verrà. I sentimenti accompagneranno, ma i sentimenti non precedono l'atto del perdono. Anche se tu non lo senti, fallo. Sapete cosa ho fatto io? Ho detto: va bene, Signore, lo faccio, metto in pratica. Ecco, questo l'ho chiamato, gli ho chiesto scusa, così si sono acquietate le acque ed è venuta una grande pace nel mio cuore, una grande gioia. Ho detto: che bello, ci sono riuscito. Sapete cosa era successo? Che mi ero imprigionato da solo in una prigione di rancore e di odio. Gesù è venuto a liberarci dai carceri. Amen. Spirito del Signore Dio ci libera dal carcere. Quanti di noi sono imprigionati nell'odio, nel rancore, nel risentimento? E non solo, perché se non decidiamo di perdonare, saremo torturati, fratelli e sorelle. Io ho vissuto quella notte torturato nella mia coscienza, che sapevo di non essere stato come il Padre Celeste.
avevo aggredito, avevo insultato, e la tortura è cominciata nella mia anima, nella mia coscienza, perché lo Spirito Santo è anche un grande torturatore, lui ci consola per riconciliarci con Cristo, ma ci accusa anche quando non stiamo camminando come a lui piace. Il diavolo fa l'esatto contrario. Quando tu sei nel peccato, il tuo consolatore, non ti preoccupare, tu continua a odiare, fagliela pagare, così ti sfogli. E poi invece, lo Spirito Santo non mi diede tregua. Vi voglio leggere adesso, perché voi direte, cosa c'entra tutto questo discorso adesso con la crescita spirituale e con la nostra maturazione in Cristo? Voglio finire presto, perché poi voglio pregare anche insieme a voi, perché sicuramente io oggi ho bisogno ancora di perdonare qualcuno, voi sicuramente avete bisogno anche di perdonare qualcuno. Il Signore vuole guarire la nostra vita, il Signore vuole farci crescere, vuole guarire le nostre famiglie, i nostri rapporti in chiesa, sul lavoro, in famiglia, vuole che siamo liberi, vuole che siamo come Lui. Vi voglio leggere uno stralcio di un articolo scientifico pubblicato dal Johns Hopkins Hospital, che è l'ospedale collegato alla facoltà universitaria della Johns Hopkins University negli Stati Uniti, che fa vedere il legame che c'è tra il perdono, l'odio, la rabbia, il rancore e le malattie fisiche. Sapete che noi possiamo ammalarci, possiamo essere malati di tante cose che sono legate al nostro malessere interiore di odi, risentimenti, problemi non risolti, ferite che ci portiamo dietro. Sapete cosa scrive questo medico? Che si tratti di un semplice litigio con il tuo coniuge. Famiglia è molto facile, ecco, ogni tanto capita, e è molto facile offendersi, perché con la persona che più ami scappa una parola e la offendi, è anche facile essere offesi, no? Le famiglie sono un ottimo banco di prova. Che si tratti quindi, dice, di un semplice litigio con il tuo coniuge, la tua coniuge, o di un risentimento di lunga data verso un familiare o un amico, il conflitto irrisolto può andare più in profondità di quanto tu possa immaginare, dice questo dottore. Potrebbe influire sulla tua salute fisica. Per questo ho voluto parlare del perdono come strumento di guarigione e di crescita. La buona notizia, dice, gli studi hanno scoperto che l'atto del perdono, questo lo dice un medico, che l'atto del perdono può raccogliere enormi ricompense per la tua salute, riducendo, adesso sentite qua, riducendo il rischio di infarto, migliorando i livelli di colesterolo e il sonno, riducendo il dolore, la pressione sanguigna, i livelli di ansia, di depressione e di stress. E le ricerche scientifiche indicano un aumento della connessione tra perdono e salute con l'avanzare dell'età. Perché tu più vai avanti, più accumuli poi cose che devi perdonare. Dice Karen Swartz, che è un ricercatore universitario, dice c'è un enorme fardello fisico nell'essere feriti e delusi dagli altri. E questa è la direttrice, insomma, di una parte della John Hopkins University, dell'ospedale. E dice questa: la rabbia cronica ti mette in una modalità di lotta o di fuga che si traduce in numerosi cambiamenti nella frequenza cardiaca, nella pressione sanguigna, nella risposta immunitaria. Questi cambiamenti quindi aumentano il rischio di depressione, di malattie cardiache, di diabete, dalle altre patologie. Il perdono invece abbassa i livelli di stress, portando a un miglioramento della salute. Il perdono non è solo dire a parole ti perdono, ma è un processo attivo in cui prendi una decisione consapevole di lasciare andare i sentimenti negativi, indipendentemente dal fatto che la persona lo meriti o meno, afferma la Swartz. Mentre tu rilasci la rabbia, il risentimento e l'ostilità, inizi a provare empatia, compassione e talvolta persino affetto per la persona che ti ha fatto un torto. A me è successo esattamente così. Io stavo male, mi è successo solo una notte, sono stato male. Alla fine, quando ho cominciato a dire ti perdono, ti chiedo perdono e ti perdono per questo che tu forse non l'hai fatto apposta, non potevi darmi i soldi adesso, ma io ti perdono, ti voglio bene, ho cominciato a provare affetto e amore per questa persona. Ma che è successo? È incredibile. Cioè, i sentimenti sono venuti dopo, non prima. Ecco, vedete,
Non c'è dubbio quindi che Gesù ci chiede di perdonare, ci obbliga, proprio ci comanda di perdonare. E avete capito molto bene perché non è legalismo, fratelli e sorelle, non è legge, ma perché Dio ci ama e vuole il nostro bene, vuole il nostro benessere. Vuole che stiamo bene in salute, che prosperiamo, e sa che se coviamo rancore, risentimento e non perdono, ci ammaliamo spiritualmente, fisicamente, e viviamo male. C'è però una bella notizia in tutto questo. Come faccio a perdonare? Avete sentito? Una decisione, è un processo. Qui non ho il tempo, ma c'è un'altra dottoressa che mi piace molto, Elisabeth Kubler-Ross, che è stata una dottoressa svizzera che ha studiato tutte queste cose con dei pazienti. Ad esempio ha studiato negli anni 60-70 come alcuni pazienti, quando ricevevano la brutta notizia della morte imminente, per esempio per un cancro, smettevano di lottare o morivano nell'ansia, nella depressione, nella disperazione, oppure arrivavano a una pace. Dicevano, ma com'è possibile tutto questo? Come si fa a riappacificare l'anima? E lei ha studiato tutto il processo, che poi dagli diciamo studiosi anche di queste cose cristiani, anche di psicologia, psicoterapia cristiana, perché esiste tutto un filone di questo, è stata applicata proprio alle fasi del perdono. Ogni volta che noi dobbiamo perdonare qualcuno, è come affrontare il dolore in faccia e la morte. Come faccio io a fare pace con questo dolore, se ce l'ho? E la dottoressa Kubler-Ross parla del processo, vi dico solo le fasi. La prima è la negazione. Tutti i malati dicono, no, non sono malato. Quando io, per esempio, devo perdonare qualcuno, la prima fase sarà, no, io ho già perdonato, non ho nessun problema con quella persona. Negazione. Ma non voglio parlare più, sto bene così. La seconda fase, dice la dottoressa, di questo processo, per arrivare poi alla liberazione da questi sentimenti di odio, è la rabbia. Sì, invece gliela voglio far pagare perché in realtà non ho proprio dimenticato nulla, che poi riaffiorano. Avete visto quei pensieri anche durante la notte che vi svegliano, qualche volta vi succede. Io perdonerei, dice, ma la colpa è sua, mi deve lui chiedere perdono, lei prima. Altrimenti io vado a chiedere perdono a lui, non mi invierò mai la rabbia. Terza fase, dice la dottoressa, l'ha osservata in centinaia di pazienti, questo. Il compromesso, la contrattazione. Diciamo, io perdonerò se lui cambia e mi viene incontro. Allora, se mi chiede lui prima scusa, perdono, io vado. Facciamo il compromesso. Spesso non funziona, perché dall'altra parte, ma se per quanto dipende da voi, ha detto Gesù, se ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia l'offerta, vai prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire l'offerta all'altare, ha detto Gesù. Ricordate? Non aspettare che l'altro. Quarta fase, non ce la faccio più. Mi trovo nella fase depressiva, sono in depressione. Non riesco a perdonare, Signore, sono proprio cattivo. Quinta fase è quando prendiamo la decisione, accettiamo di farlo, anche se non lo sento, lo faccio e vado io incontro. Insomma, io faccio il primo passo. Questo vuol dire decidere di perdonare. La bella notizia è che in tutto questo processo, fratelli e sorelle, di lotta con noi stessi, non siamo da soli. Se Gesù ci avesse solo detto perdonate, basta che sono fatto, vi mando all'inferno, non sarebbe il Vangelo. Cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Io posso ogni cosa in colui che mi... Amen. L'ha detto in galera, questa l'abbiamo vista una settimana fa. In questo ogni cosa ci vogliamo mettere perdono anche. Io posso perdonare. Magari potete pensare a qualcuno, lui, lei, in Gesù che mi fortifica, perché Gesù vive dentro di me. E la mia vita è nascosta con Cristo in Dio e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non siamo da soli, è Gesù che vive in noi e perdona con noi, per noi, in noi. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Sentite? Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, dice Paolo in Efesini, ira e clamore, parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi,
gli uni verso gli altri. Io mi sono sempre chiesto, ma se non fosse possibile fare questo, perché il Signore ce lo comanderebbe? Un giorno un grande Agostino, che aveva altri problemi, non era quello del perdono, e dice, Signore, io non ce la faccio proprio a vivere come piace a te. Allora ha fatto una preghiera molto semplice, ha detto, Signore, se tu donami quello che tu mi comandi, e comandami tutto quello che vuoi. Se tu ti dici, io ti comando di perdonare e di amare, allora sapete cosa fa Dio quando noi gli diciamo questo? Quando lui ci dice questo, ci dà la grazia per perdonare, ci dà l'amore che noi non abbiamo, ci dà quella potenza della risurrezione di Cristo, quella potenza che ha fatto gridare Gesù dalla croce, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E per finire, perché ho finito davvero, poi preghiamo, voglio leggervi questa storia, preparati i fazzoletti perché questa è una storia che mi fa piangere. Se volete piangere, vi do il permesso, piangete. Sapete che io pianto tanto nella mia vita, adesso lo dico, perché è un investimento emotivo, cioè ogni volta che noi parliamo di queste cose, ci tocca. Io adesso, ascoltando questa storia, vorrei che voi vi immedesimaste un po' nei protagonisti. C'era una donna molto bella e brava, meravigliosa, si chiamava Corrie ten Boom, per gli amici. Era una credente olandese che con la sua famiglia ospitò, cioè fece rifugiare una famiglia di ebrei durante il nazismo. Hanno fatto anche, poi ha scritto il libro, hanno fatto anche il film molto bello, che sono in inglese purtroppo. Poi però successe una cosa, vennero scoperti e furono portati anche loro, la famiglia, nei campi di concentramento, a Auschwitz. E lei scrive questo meraviglioso libro che vi consiglio di leggere, Vagabonda per il Signore, ce l'ho con la valigia. Perché dopo lei, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, perse la sorella in quel campo di concentramento, lei sopravvisse. Sapete cosa fece? Lei, come c'è ancora un'intervista, ho visto proprio ieri, Catherine Kuhlman intervista lei per farle parlare del perdono che guarisce, incredibile, no? Bellissimo. Forse sapete chi era Catherine Kuhlman, no? Una grande predicatrice del dono dei miracoli. Ci sono dei miracoli che se non sono tramite il perdono non accadono mai. E passò quindi Corrie ten Boom il resto della sua vita a predicare questo amore, riconciliazione, perdono a tutta una generazione di persone che erano vissute nei campi di concentramento e che avevano sentimenti, fratelli e sorelle, altro che gli spettucci che ci facciamo. Non c'è bisogno che vi dica cosa era un campo di concentramento, lo sapete, no? Allora, sentiamo il racconto di Corrie, che è fantastico. Mentre lei ministrava e parlava del perdono che guarisce, perché tanta gente non ce la faceva, il rimorso, l'odio, che portava alla disperazione e al suicidio. Eh? Abbiamo dei casi famosi, no? Come Primo Levi, per esempio, che è un scrittore italiano, che mi ha detto, se questo è un uomo. Allora dice Corrie, lo avevo incontrato in una chiesa di Monaco, mentre lei svolgeva questo ministero, un uomo tarchiato con un soprabito grigio, i capelli radi e un cappello di feltro marrone stretto fra le mani. La gente stava uscendo dal seminterrato dove avevo appena finito di parlare, spostandosi lungo le file di seggiole verso la porta posteriore. Eravamo nel 1947 ed ero venuta dall'Olanda nella Germania disfatta con il messaggio di un Dio che perdona. Era la verità che più avevano bisogno di sentire in quel paese amaro, distrutto dalle bombe, e io, nel corso della conferenza, avevo presentato loro una mia immagine preferita. Forse perché il mare non è mai lontano dalla mente di un olandese, amavo pensare che proprio lì venissero gettati i peccati perdonati. Quando confessiamo i nostri peccati, avevo detto, Dio rigetta nel più profondo degli oceani e spariscono per sempre. E sebbene io non riesca a trovare nella scrittura un verso che l'affermi, credo che Dio ponga sulle rive un cartello che dice divieto di pesca. E così quando noi, i nostri peccati sono tutti perdonati, li ha gettati, dice la scrittura di fondo al mare. Ecco cosa succede. Quindi lei aveva predicato questo. Volti solenni mi fissavano, senza osare credermi del tutto. Dopo un qualunque discorso fatto nella Germania del 1947 non c'erano mai domande.
la gente si alzava in silenzio raccoglieva i soprabiti e in silenzio lasciava la stanza. E fu lì che io lo vidi, mentre si apriva una strada fra gli altri. Per un momento lo vidi col soprabito e il cappello marrone, ma un momento dopo lo rividi in una uniforme azzurra, col berretto a visiera e l'insegna del teschio con le ossa incrociate. Rividi di colpo il grandissimo locale con le sue luci violente che piovevano dall'alto, il patetico mucchio di vestiti e scarpe al centro del pavimento, la vergogna di passare nuda davanti a quest'uomo. Potevo vedere davanti a me la fragile figura di mia sorella, con le costole che sporgevano sotto la pelle in carta pecorita, pezzi come rimagra la sorella che morì. Il luogo era Hammersbrück e l'uomo che ora si apriva la strada era un guardiano, uno dei guardiani più crudeli. Ora stava davanti a me e mi porgeva la mano dicendo: un bellissimo messaggio, Fräulein. Com'è bello sapere che, come lei dice, tutti i nostri peccati sono in fondo al mare. E io, dice Corri, io che avevo parlato così teneramente di perdono, piuttosto che stringere quella mano, frugai la borsetta. Certamente non poteva ricordarsi di me, come poteva ricordare una prigioniera fra quelle migliaia di donne? Ma io lo ricordavo bene. E ricordavo la frusta di cuoio appesa alla sua cintura. Mi trovavo faccia a faccia con uno dei miei aguzzini e il mio sangue sembrava raggelarsi. Nel suo discorso ha citato Hammersbrück, stava dicendo, io vi sono stato come guardiano, ma non si ricordava di me. Ma dopo, proseguì lui, sono diventato cristiano. Se Dio mi ha perdonato le cose crudeli che fece allora, so che Dio, scusate, mi ha perdonato le cose crudeli, dice l'ex nazista, ma vorrei dirlo anche dalle sue labbra, Fräulein. E di nuovo mi tese la mano e le disse: mi può perdonare? E io adesso stavo lì, io, in cui i peccati devono essere continuamente perdonati, non riuscivo a perdonare. Bezzi era morta in quel posto. Poteva egli cancellare la sua lenta, terribile agonia soltanto chiedendoglielo? Non potevano essere stati molti secondi in cui egli stette lì con la mano tesa, ma a me sembrarono ore, mentre lottavo con la cosa più difficile che mai avessi dovuto fare. Perché dovevo farlo. Lo sapevo. Il messaggio secondo il quale Dio perdona ha una condizione preventiva, che noi perdoniamo coloro che ci hanno offesi. Ha detto Gesù: se non perdoni agli uomini i loro falli, neanche tuo Padre Celeste perdonerà i tuoi. Conoscevo ciò non soltanto, conoscevo ciò non soltanto quale comandamento di Dio, ma anche come mia esperienza quotidiana. Dopo la fine della guerra avevo aperto una casa in Olanda per le vittime della brutalità nazista. Quelli che erano in grado di perdonare i loro antichi nemici erano anche capaci di ritornare nel mondo e ricostruire la loro esistenza, quali che fossero le cicatrici fisiche. Prosperavano grazie al perdono. Le loro ferite venivano guarite, fiorivano, diventavano delle querce. Cioè, quelli che invece alimentavano la loro amarezza rimanevano invalidi. Era una cosa così semplice e così terribile. E ora io stavo lì col freddo che mi stringeva il cuore. Ma il perdono non è un'emozione, dice Corri. Sapevo anche quello, il perdono è un atto di volontà. E la volontà può funzionare indipendentemente dalla temperatura del cuore. Gesù, aiutami, pregai silenziosamente. Posso alzare la mia mano, questo posso ancora farlo, ma tu fammi avere il sentimento. Pregò Gesù, chiese soccorso. Ma Signore Gesù, è così. Questa è la fine. In modo legnoso, meccanico, posi la mia mano in quella tesa verso di me. E quando lo fece, avvenne una cosa incredibile. Una corrente partì dalla mia spalla, scese lungo il braccio e balzò nelle nostre mani congiunte. E quindi questo calore risanante sembrò scorrere attraverso tutto il mio essere, facendo sgorgare le lacrime
nei miei occhi. Ti perdono, fratello, gridai con tutto il mio cuore, la regione di Dio. Fui in quel momento lo Spirito Santo. Per un lungo istante ci stringemmo le mani, l'ex guardiano e l'ex prigioniera. Non avevo mai conosciuto l'amore di Dio in modo così intenso come allora. Ma anche così mi rendevo conto che non era il mio amore. Avevo tentato e non avevo avuto la forza. Era la forza dello Spirito Santo. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, ha detto Gesù, per guarire i cuori rotti, fasciare le ferite, liberare dal carcere. E in quel momento, attraverso l'atto del perdono, l'unzione di Dio portò guarigione, liberazione. Scendendo dal capo di Cristo e sommo sacerdote. Era la forza dello Spirito Santo, come riportato in Romani 5:5, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Amen. Vogliamo provare, vogliamo anche noi questa mattina sentire la potenza dello Spirito Santo in mezzo a noi che guarisce, che libera, che sana. Amen. Amen. Questa mattina non vi chiederò di fare un appello, ma voglio concludere con una semplice preghiera per sperimentare l'unzione dello Spirito Santo, dello Spirito che ha unto Gesù per portare guarigione, liberazione. Quindi vi chiederò se volete stare seduti o anche alzarvi in piedi, come volete, come preferite. Facciamo una semplice preghiera.